Ragazzi, non ci crederete mai, ma ce l'ho fatta. È stata una maratona, è stato veramente provante e adesso vedrete perché. Ma dopo tante, 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 tante sconfitte, sono riuscito a portare a casa anche lo scontro con Ruth. Il death count è arrivato a oltre 410 morti. È tanto, lo so. Ma sono riuscito a sperimentare un bel po' di cose e alla fine, come vedete, la prima parte della battaglia è proprio semplice. Basta schivare la fiammella e le palline che spara dall'alto. La seconda parte, invece, è quella più ostica. Ho trovato un metodo per renderla praticamente innocua, anche se ci ho messo veramente tanto, perché all'inizio non credevo di avere il tempo di fare una cosa che adesso vedrete. Guardate, con lo shield si annulla sia le palline di ghiaccio, diciamo, che la fiammella. Io non credevo all'inizio di avere il tempo di castarle ogni volta e quindi facevo una volta un attacco parata, diciamo così, poi mi allontanavo per schivare uno dei suoi attacchi e poi mi riavvicinavo. Ovviamente nel momento in cui cercavo di allontanarmi per schivare tutto, tra libro, fiamme e cose simili, mi faceva un mazzo tanto. Invece ricaricando la magia subito dopo averla lanciata, non così, è possibile starle sempre sotto e sconfiggerla in questo modo. Abbastanza semplice, direi. Ce l'abbiamo fatta, io subito a salvare. E adesso possiamo tornare a registrare in presa diretta. Allora, sconfitta Ruth. Io mi toglierei subito l'armatura pesante e indosserei la Blood Armor. E anche l'incantesimo. Per ora lo shock mi piace più. Andiamo a vedere se oltre alla stanza dove c'è Ruth ci viene data la chiave. Ah, c'è ancora lei. Mi spiace per essere arrabbiata, fammi sapere se trovi una White Orb. Quanto parla? Va bene. Dobbiamo tornare da lei se troviamo una White Orb. Allora, poi di qua cosa c'era? Non mi ricordo assolutamente. Ah, aspettate un attimo. Questi sono tre occhi colorati, di cui uno tre verdi e uno rosso. Ho un'idea. Dobbiamo tornare all'inizio perché la porta che abbiamo lasciato chiusa in basso a sinistra aveva quattro luci colorate. Ma sì, facciamoci prendere da lui tanto. Allora, se non sbaglio, era di qua. Vediamo. E comunque io sono sempre convinto che più che... Aspettate un attimo. Questo? Facciamo? Dai. Sapevo io. Aia. Un incantesimo? Vabbè, ci ha presi, ok, chi se ne frega.
Salviamo. Equipaggiamo. Vediamo questo incantesimo. Throws an exploding tongue of fire. Vediamo. Che figata! Ottimo! Però... No. Allora... La porta era giù di qua. Mi ricordo perché la prima volta che siamo arrivati, ci siamo venuti... Era l'unica zona visitabile. Infatti, sì, mi sa che è di qua. Sì! Punte qui non ce ne sono. Ecco appunto. Ah! Bene. Lì non ci si arriva secondo me. Andiamocene. Ci torneremo tanto per dare la... Per dare la White Orb, se mai la troveremo, a lui. Allora. Io volevo andare nelle caverne di ghiaccio. Soprattutto perché lì, da lì in giù si... Qua? Ah no, ok. Dalle caverne si può andare da parte in acqua, secondo me. E noi adesso possiamo respirare sott'acqua. Fastidiosissimo. Quindi immagino che ci sia anche un modo per ottenere un salto ancora più lungo. Beh, qua non si va da nessuna parte. Qui c'era il boss. Ma sarà di qua? Qui c'è una grotta. Credo che sia giusto, eh? Ah, qui c'era anche la cabin, tra l'altro. Sì. Qui c'era il vecchino che ci faceva riposare a casa sua. Sì, è sicuramente oltre questo punto. Qui c'era il boss pianta e qui c'è la caverna. Un colpo. Però chi se lo ricorda? Ah beh, già qui c'è dell'acqua. E poi credo ci sia... Ah no, è tutto qua. Ah no, è giusto, giusto. Qui si moriva scendendo. Ma forse... Ecco qua. Questa era una cosa che ho trovato tornando al punto in cui li avevo lasciati sul nuovo PC, quando ho dovuto recuperare insomma tutto. E qui c'è il warp, perfetto ragazzi, perfetto. Quindi questo è il warp della caverna, ottimo. Bene, io provo ad andare giù di qua e si torna qui. Direi che è geniale. Qua sotto c'era il boomerang e credo l'acqua. Esatto.
Io non mi ricordo perché la volta scorsa non ci siamo arrivati qua, in realtà. Non ho cambiato incantesimo. Perché? Dai! Ah, semplicemente uno squiglio. Soul Blazer, vediamo cos'è. Ok, credo. Quindi non è qui il proseguimento del dungeon. O magari sì. Ed è tutto qui? No, ma c'era una zona che non riuscivamo a raggiungere. Forse qua dentro. No, perché qui c'era solo... Infatti, solo quello screen c'era. Cioè, vediamo l'incantesimo intanto cosa fa. Ah, rilascia delle anime. Non male. Andiamo giù di qua. Ah già, perché questa armatura quando colpisce, quando viene colpito, il nostro protagonista riesce a fare danni ai suoi avversari. Che è una cosa che fa sempre bene. Lì sotto noi non ci siamo mai stati. Metto però il fuoco. Qui c'era il boss. Ma vaffanculo. Ok. Avete visto? 414 morti. Io lo odio con tutte le mie forze quando fa così questo gioco. Soldi 1000, attenzione. Qui c'era un altro boss. Ah, si usciva. Allora, possiamo andare... Perché Frieza? Allora, figata che ci sono... i warp. Però sono pochi, cazzarola. Per arrivare al warp da qui... c'è un po' di strada da fare. Però... in realtà noi abbiamo lasciato indietro alcune cose che io voglio assolutamente recuperare. Uno, non abbiamo aperto la jail, ci hanno dato una chiave delle prigioni e c'era chiaramente una porta chiusa che diceva che per aprirla era necessario avere la jail key. Però era nella seconda parte del castello, quella con le mura rosse. Quindi... ci arriveremo dopo. Qui sotto invece ne abbiamo lasciato... una parte inesplorata qui a sinistra, giusto? Infatti...
sì. Ah, ci arriviamo? Sì. Sì. Ragazzi, paura. Tra l'altro qui non so se esiste una un item che ci permette di vedere meglio oppure no. Ragazzi, qui niente, fintone. Scusate se parlo poco, ma... nuova zona. Salviamo. La stanza delle torture. Cazzo, non lascia presagire nulla di buono. Aia, i mostri sono anche abbastanza forti. Via. Bastardo. Chiunque sia stato. Tra l'altro cos'è sta roba? Sembra un pene ricoperto di sangue, ragazzi. Ah, lì apre semplicemente quel cancello. È quella roba lì che spara. Ma cazzo, ho sbagliato. Come si fa? Allora, se saltiamo oltre, cioè gli saltiamo di fronte. No, no, no. Oh cazzo. Eh sì, adesso. Madonna. Mi c'è un save. Direi che subito. Mi c'è un pulsante. No, ci siamo chiusi dentro. Cazzo. No, sì, quelli che... Io direi che andare... Proviamo di sopra. Ah, ok. Lì non ci arriveremo mai. Però avete visto una cosa? L'avete notato che c'era un disegnino? Sì, quindi è utile sto stronzetto. Servire anche qua. Urca. Ok. Anche quelle uccidono subito. Molto bene. Qui è tutto sempre più mortale. Da un lato, figata, eh. Diciamo che sto giocando questo gioco anche per quello. Perché almeno c'è un po' di sfida.
ci interessa Mr. Sage. Non moltissimo in realtà, finché non capiamo cosa serve. No, cazzarola! Bello però. Devo essere sincero che preferisco i punti in cui ci sono trabocchetti e cose simili rispetto alle boss fight impossibili. E ogni riferimento a boss fight recenti è puramente casuale. E che cazzo, dai, ce l'ho fatta giusto subito. Tra l'altro nella schermata prima c'era il soffitto aperto. Secondo me ci si può arrivare dall'alto. Ma cazzo! Vorrei evitarvi un'altra rottura di balle. Come quelle degli ultimi episodi, quindi... cerchiamo di fare un po' i seri. Ma perché? Ma sì, vabbè. Porca puttana, ragazzi. Scusate. Ok, adesso. Dicevamo che preferisco trabocchetti. In realtà sì. Ma porca puttana! È una cosa che apparentemente ormai dovrei saper fare a occhi chiusi. Con quel salto. Quindi chissà quante cose ci hanno lasciate indietro con quel simbolino in giro per lì. Per tutto il mondo di gioco. Non ci ho fatto caso, però. E io sono anche un po' stupido. Comunque questo gioco ha un'impennata di difficoltà davvero. Oh, la musichetta qui è fighissima, eh? Statua? No, che cazzo è? Cioè, che domanda stronza anche. Cosa che devo colpirgli? Indietro, ok. Ma sbaglio, è diventato più veloce.
E se magari il nostro amico falchetto ci aiutasse, sarebbe anche carino. Vieni. Non sarebbe male sconfiggere anche questo stronzo qui. No, però ovviamente no. Allora, 23 minuti, facciamo una cosa. Cerco. Sì, magari in maniera più decente. Vado a far apparire il blocco col falco e torno indietro. È fattibilissimo, eh? Difficile. Ma fattibile. Ok, c'è un blocco, il blocco c'è. E vai. Adesso. Scegliamo un altro incantesimo e direi che l'esplosione di fuoco ci sta, anche perché avete visto comunque anche con la spada gli stanno facendo molto male. Cazzo! Se riusciamo a superare questo. Ma porca puttana. Niente, ci provo ancora un paio di volte, poi altrimenti l'episodio diventa un po' troppo stopposo. E lo riprendiamo la prossima volta. Ragazzi, che dire, almeno si è sbloccata la situazione. Detto ciò, la prossima volta continuiamo nella Torture Chamber. Alla prossima!